ringraziare Stefano Manca per la presentazione del nuovo film, ma non da attori, da produttori. Questo è un salto incredibile. Un salto quantico. Ma tanto. Che ancora non siamo riusciti a finire, da ricompiere. Quindi... Buio, peraltro. Cioè, produttore di un film non è una roba così. No, no, assolutamente, assolutamente. Infatti stiamo ancora piangendo. Allora, è un film molto particolare, perché è ovvio che si rida, certo, con loro, però è un film che racconta tanto, in tanti, da tanti punti di vista, cominciando dalla promozione del territorio. Sassari è tutto nel Sardegna. È tutta la Sardegna anche, però sì, in particolare Sassari è anche nel territorio nel quale il nostro accento si trova più a suo agio, diciamo, siamo più credibili con un accento sassarese. Però sì, si vede molto del territorio, si vede molto delle aziende che sono all'interno di tutto il territorio, anche qualcuna fuori dal territorio che ha deciso di partecipare al film, e noi speriamo, ma crediamo, che questo film girerà tanto e farà conoscere questo territorio, le sue aziende, queste bellezze incredibili al mondo. Maurizio, ben trovato. Ti intervistiamo qua perché? Perché proprio qui, ai Granai, in questo punto è stata girata una delle scene del film. Assolutamente sì, è stato un bel impegno perché ricordo una grande distesa di cavi. Qua era tutto chiuso per fare... Diciamo che era parzialmente transennato, perché ovviamente noi non chiudiamo mai, quindi negli orari in cui si doveva girare abbiamo trovato l'equilibrio giusto nell'orario in cui c'era un po' meno affluenza di clienti. Abbiamo transennato una parte nella parte della frutta e verdura, è stata girata una scena con un carrello che insomma poi nel film vedrete. Mi raccontava ad esempio del carrello, è una scena brevissima, qui nel film la vedrete, per questa scena breve che dura, non so, 2 secondi? Ah, sì, 2-3 secondi. Ci sono 3 ore di lavoro. 3 ore circa di lavoro, la troupe ha fatto un lavoro meraviglioso, dei grandissimi professionisti, anzi dietro alla realizzazione di un film c'è un lavoro immenso e noi ce ne siamo accorti essendo noi quelli che hanno ospitato una parte del film. Perché i Granai hanno scelto di sostenere in parte questo film? Perché abbiamo percepito da subito quanto la valorizzazione del territorio, del nostro territorio, valesse anche per la Babutoyo Corporation. Antonello Palmas, ben trovato. Incredibile, si parla di San Service anche nel film di Pini gli Anticorpi. Parla di noi perché abbiamo accettato con molto piacere e entusiasmo questa avventura che questi due bravi professionisti sardi, comici ma anche profondi in quello che fanno, in quei messaggi che mandano, e quindi abbiamo ritenuto giusto essere presenti perché anche il nostro messaggio è un messaggio importante, profondo, che è quello riguardante l'ambiente. E parlando con loro, sono anche due persone molto sensibili agli aspetti ambientali, sia Stefano che Michele. I cani, ci sono i cani, ci prenderanno! Togliti da già. Non so se voi lo sapete, ma Bianco di Babutoyo è stato visto certo in tutta Italia, ma anche all'estero, ad esempio tantissimo in Russia, io non lo sapevo. In Russia è stato un grande successo, tra l'altro, e adesso da quest'anno era anche in televisione. E come fanno a tradurre in russo a Babutoyo? Oppure come fanno? Beh, Babutoyo è facile, tuo padre. Vabbè, Babutoyo è la cosa più semplice. Hanno tradotto il titolo del film, in quanto loro non chiamano il bianco bianco, cioè per loro il bianco è il colore, quindi no, per noi invece bianco di Babutoyo significa vino, quindi per loro è vino bianco di Babutoyo, di tuo padre, sarebbe la traduzione del titolo del film. Uno splendido buongiorno a tutti e che l'essere produttivo sia con tutti voi! Anche nella scelta della proiezione del film Sassari protagonista, perché il film parte, ditelo voi. Che è un po' la nostra storia, noi siamo partiti da Sassari e abbiamo conquistato prima probabilmente il cuore della città, quindi in qualche modo ci piace omaggiarla e ci troviamo bene a partire da casa nostra. E quindi il 13 solo, proiezione solo a Sassari, e solo dopo cominciamo con Cagliari, tutta Italia. Cioè, il 14 novembre parte in tutta la Sardegna.